Ciao a tutti amici di Passion for Fun, oggi siamo qui direttamente dal World Lab, abbiamo cominciato la nostra esperienza da venerdì, la concludiamo oggi e cominciamo subito una brevissima intervista con Andrea Ward. Buonasera e grazie. Salve, ciao, eccoci. Eccoci, siamo qui e l'essenza che si respira qui al World Lab è magnifica e mi sento attivamente coinvolta. Io volevo chiederti un paio di domande, Andrea, se posso, a parte. Ricordiamo il fatto che sei il doppiatore di Jean-Claude Van Damme, sei stato anche Keanu Reeves, sei stato anche Samuel Jackson nel ridoppiaggio di J.E. Brown. Sì, è vero. Com'è sentirsi, cioè nel senso ridoppiare magari e fare vestire dei panni appunto che ha assunto anche tuo fratello? Una bella sfida, come si dice, però diciamo che trattandosi in quel caso proprio di un personaggio, di un attore doppiato da mio fratello, in qualche maniera mi sono potuto ispirare a qualcosa che conosco molto bene. E ovviamente, sempre con l'umiltà e il rispetto di chi ha fatto quella cosa prima di te, in un contesto di uscita cinematografica. Primaria, insomma, importante. Com'è nascere in una famiglia di doppiatori? Abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Monica e abbiamo fatto la stessa domanda. Raccontaci la tua esperienza. Com'è nascere? Beh, per noi è stato tutto sommato facile perché non ce ne siamo accorti quasi. Abbiamo cominciato che eravamo veramente tutti dei pupetti, dei bambini. Ho cominciato a 6 anni, lo stesso i miei fratelli. Quindi siamo entrati dentro in maniera per noi quasi naturale, no? È stato come crescere in una famiglia di attori piuttosto che in una famiglia tradizionale, normale. Poi crescendo con l'età cominci a ragionare su quello che ti è capitato e sulla fortuna anche che hai avuto nell'avere la possibilità di entrare in un mondo così particolare, perché il doppiaggio è veramente un mondo molto particolare. E quindi quando arriva la consapevolezza è il momento di rimboccarsi le maniche, di affinare la tua arte con un approfondimento di studi, per esempio, che noi non abbiamo fatto all'inizio, perché da bambini si comincia quando c'è talento, se il bambino è talentuoso viene guidato, portato dai maestri all'interno dell'impianto doppiaggio e parti e piano piano, strada facendo, cominci a fare lavori su lavori su lavori ed accresci la tua capacità. Crescendo ovviamente poi arriva la consapevolezza, quindi i primi dubbi, le domande che ti fai, che ti fanno anche gli altri e cerchi di dare una forma più concreta a quella che diventa una professione a tutti gli effetti. È una professione anche molto, molto ricercata anche dai giovani oggi. Questo è un fattore importante perché qualche decennio fa, pur già esistendo il doppiaggio, non c'era la consapevolezza dell'immagine, del contatto diretto con gli attori, con i doppiatori, cioè per farti capire bene, non si sapeva chi fossero, che faccia avessero. Che connotati avessero, chi erano, dove vivevano, cosa facevano. Era tutto quasi celato, nascosto, tenuto necessariamente dietro delle quinte virtuali, no? E invece poi con l'ammodernamento dell'impianto anche italiano sono arrivati poi ovviamente i social, le televisioni sono esplose, sono diventate più importanti e a quel punto c'è stata la possibilità per i giovani di vedere la faccia di Andrea Ward, di vedere la faccia di Luca Ward o di Monica Ward, di sapere che colore di capelli hanno, che tipo di abitazione hanno, dove stanno, dove vivono, dove non vivono, tutte quelle curiosità che un giovane può Certo. avere ed è giusto che abbia. E quindi avere anche un contatto pubblico controllato, ma un contatto pubblico direttamente con l'artista. Diciamo che anche un po' l'idea di come nasce il World Lab, far conoscere ai giovani, far immergere i giovani in queste 3 giornate. Io ho avuto l'opportunità di seguirti da venerdì e sai davvero far scattare qualcosa dentro ogni persona,
dicevo poco prima a Monica, c'è Andrea che riesce comunque a darti uno spunto per riflettere. Sei veramente un ottimo insegnante. Che cosa ne pensi di Word Lab e di come vorresti farlo magari cambiare o migliorare nel tempo e soprattutto dell'affluenza dei ragazzi? Ma guarda, ti ringrazio per le tue belle parole, perché io non sono in realtà un insegnante, non credo che tutti si possa essere insegnanti perché ci vuole un'attitudine particolare. Certo. Io me la sono ritrovata questa attitudine, forse anche perché mi piace moltissimo, non tanto l'idea di raccontare cosa sia la recitazione nello specifico del doppiaggio, no? O la recitazione in teatro, in televisione, su un set, ma proprio comunicare ai giovani, trasmettere ai giovani il fatto che ci sia la possibilità di fare un percorso importante su se stessi in un settore dove ci sono energie infinite. Che risiedono in ognuno di noi, che devono soltanto essere risvegliate. Mi dispiacerebbe l'esatto contrario. Io sono adesso praticamente nuovo come insegnante nel World Lab perché sono subentrato grazie a mia sorella, che ringrazio. Sono venuto prima a vedere, poi ho cominciato con un inserimento all'interno. Ho fatto in passato altri piccoli corsi di doppiaggio, quindi mi ero già cimentato. Però quello che a me interessa è fare in modo che i ragazzi, che i giovani che hanno la voglia, che hanno capito di avere una risorsa interna che può essere fatta crescere, fatta sviluppare, abbiano la possibilità di farlo con tutti gli strumenti e le possibilità che questo paese mette in campo. E per quanto riguarda il doppiaggio, l'Italia è capofila assoluta, nel senso che Certo. come si fa il doppiaggio qui da noi non viene fatto in nessun altro paese, quindi è comunque un'ottima chance. Qui si parla ovviamente di recitazione in generale, si parla anche di Certo. teatro, si parla di televisione, si parla di speakeraggio, di tutto quello che è l'utilizzo vocale nella recitazione, e questo arricchisce ovviamente tutto il panorama. Però l'obiettivo primario è quello di far capire a un numero più alto possibile di giovani, che poi trasmetteranno ad altri giovani il nostro seme, che si può fare un percorso attoriale arrivando ad un traguardo che decidiamo noi, perché solo noi possiamo decidere se arrivare sulla vetta delle monta della montagna, oppure fermarci a metà quota, oppure tentare un timido approccio che poi, scoraggiati magari da qualcuno che dice una parola sbagliata, viene abortito in qualche maniera e ti fanno passare la voglia. Invece no, si può fare, c'è tantissima energia, ci sono tantissime strutture alle quali appoggiarsi per andare poi a provare a presentarsi, ed è giusto che i giovani abbiano questa chance, perché per noi è, come ti dicevo prima, la cosa fondamentale è quella di trasmettere la possibilità di avere una chance in campo artistico abbastanza rara in realtà, ma che è, per chi abbia attitudine alla recitazione, alla portata di mano di chiunque voglia provarci, e tutti hanno il diritto assoluto di provare a cimentarsi in quest'arte. E proprio per questo qui al World Lab non c'è età, ci sono tutti, ci sono grandi, ci sono ragazzi, ci sono persone che lavorano, persone che studiano, quindi è bello questo mescolarsi di persone, di Sì, caratteri. perché in realtà noi ci relazioniamo poi a queste persone senza stare a guardare se un allievo a 18 anni piuttosto che 40 o 45. Abbiamo avuto per esempio una professoressa di italiano in pensione che ha deciso, una volta raggiunta la pensione, aveva due o tre chance da scegliere, tra le quali scegliere. Ha scelto quella del divertimento nella recitazione, del cimentarsi nel teatro, nell'utilizzo della voce, eccetera, eccetera. E glielo leggi negli occhi che è entusiasta di quello che vede e di quello che sente, perché evidentemente arrivano energie. E Assolutamente. quando arriva l'energia, che cosa succede? L'energia provoca delle vibrazioni. E le vibrazioni positive sono quelle che ci arricchiscono, sono quelle che però ci fanno anche commuovere nella vita, che provocano, no, le commozioni importanti, che possono essere positive o meno positive, ma che ci sono comunque.
E io credo che per chi sia alla ricerca di energie, qui diventa quasi come un alcolizzato che va in Sì. cerca del vino perché deve bere assolutamente, e ovviamente in un'accezione assolutamente positiva, Chiaro. ma è bello vedere la luce che hanno negli occhi queste persone e il desiderio che c'è di Volerne di apprendere, di più. bere, di assorbire queste cose, poi magari la sera tornare a casa e andare a vedere su internet, a cercare delle notizie, delle cose, continuare in qualche maniera ad informarsi, no? Certo. Ed è proprio per questo che i tuoi consigli vedo proprio che smuovono qualcosa, cambia completamente l'occhio, cambia tutto. Cioè, riesci proprio in qualche modo a far uscire la vera personalità appunto della persona che si sta cimentando in una canzone piuttosto che nel doppiaggio o nella recitazione. Certo. Prospettive per il futuro del World Lab. Ma prospettive, adesso stavamo parlando con i miei fratelli, c'è l'intenzione di cimentarsi nella apertura di un'accademia, che è diverso rispetto al classico World Lab, perché l'accademia avrà un ciclo Più lungo, annuale, certo. quindi c'è un'occasione di una forbice temporale più importante per portare avanti dei progetti di insegnamento, di trasmissione delle capacità artistiche, eccetera. Ma non solo, nel senso che noi, come ti dicevo, vogliamo fare comunicazione, vogliamo che la comunicazione sia trasmissibile ai giovani, e quindi ce li andremo proprio a cercare, e loro verranno a cercare noi, come spesso succede quando si apre una scuola di recitazione, di doppiaggio piuttosto che di teatro, eccetera. Ma un po' li andremo anche a cercare noi, perché vogliamo proprio che ci sia una ondata di ragazzi che si appassionano, e poi chi più, chi meno, chi Certo. continuerà, chi lascerà perdere, chi a un certo punto cambierà strada perché avrà trovato una chance diversa e positiva, anche quella per il suo futuro. Però investire i giovani con questa onda di energia che li porti, porti una bella percentuale di loro a interessarsi a questo mondo e quindi a renderlo più ricco, perché se arrivano i giovani noi non possiamo che arricchirci. Chiaro. È uno scambio, insomma, un po' equivalente per Assolutamente, tutti. assolutamente. Progetti invece al di fuori del World Progetti al di fuori del World, vabbè, c'è il nostro lavoro che continuiamo quotidianamente, messo un po' in difficoltà da questi 2 anni pandemia. di pandemia, e adesso insomma comincia ad andare un pochino meglio per tutti, quindi incrociamo le dita che questa è la cosa Assolutamente più sì. importante. Noi siamo ancora in grandissima attività e quindi ci auguriamo di poter tornare a lavorare serenamente, perché l'arte ha bisogno anche di tranquillità, di serenità. È un momento di creazione, dove c'è creazione c'è bisogno anche di un territorio, un humus che abbia una stabilità Certo. importante, se no diventa, si fa lo stesso, ma diventa tutto un pochino più complicato. Esatto. E quindi ecco, ci auguriamo insomma che si vada verso un approccio più sereno, più tranquillo, sia con il lavoro che con la vita di tutti i giorni, poi, perché è importante anche Esattamente. quella. Esattamente. Ti ringrazio, grazie per la disponibilità. Figurati. Ringraziamo Andrea. Figurati, grazie a voi, Grazie al grazie a World Lab. tutti, speriamo di beccarci in giro, come dico io, e viva il World Lab! Assolutamente sì. Ciao a tutti ragazzi.